femminile, fino ad ora quasi mai raccontata e presa dagli articoli dei giornali dell'epoca e dai diari scritti da mano femminile 100 anni fa. Ricostruzioni storicamente corrette, in quanto prese esclusivamente dalle testimonianze di quanti, soprattutto donne, vissero quegli anni nei quali era andata smarrita la ragione. Le stellette che noi portiamo son disciplina, son disciplina. Le stellette che noi portiamo son disciplina di noi soldati. Sei tu biondina, capricciosa, garibaldina, tu la, tu sei la stella, tu sei la stella. Sei tu biondina, capricciosa, garibaldina, tu la, tu sei la stella di noi soldati. Nel maggio del 15, in tutte le città del Regno d'Italia, in un tripudio di bandiere, di fiori, di fanfare, di antichi inni risorgimentali, cantati con passione, i reggimenti erano stati accompagnati alle tradotte fra il garrire dei vessilli, il luccicare delle sciabole, i cavalli strigliati secondo regolamento da folle di donne che gettavano fiori, baci, fazzoletti profumati, promesse d'amore gridate senza posa e senza pudore. Addio mia bella, addio, che l'armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà, e se non partissi anch'io sarebbe una partirò da te, e allo spuntare del sole io partirò da te. Ma non ti lascio sola, ti lascio un figlio ancora, sarà quel che ti consola, il figlio dell'amore. Un bacio al figlio mio, il figlio dell'amore. Pochi giorni di gioia sfrenata, ma dopo le notizie delle prime stragi, i treni diretti al fronte venivano fatti partire di notte da stazioni deserte o presidiati dai reali carabinieri, e molte donne erano tornate in chiesa e avevano cominciato a vestire il nero, di nero, mentre cresceva il numero delle vedove e degli orfani. Nel Regno d'Italia il primo inverno di guerra era stato molto duro. Migliaia di giovani uomini erano finiti nell'orrore delle trincee del Carso e nelle fabbriche, dove la produzione aumentava a dismisura, l'ingresso delle donne era diventato massiccio. Nelle filande, dove lavoravano ragazze ancora bambine, con le mani corrose dagli acidi e ostionate dal vapore, costrette a turni sempre più massacranti, inchiodate per ore davanti ai telai, al punto di dover orinare lì, in barili detti buglioli, fatti scorrere lungo la catena di produzione perché non c'era il tempo per raggiungere le sudice latrine. Eccole là, dove si preparavano gli esplosivi e maneggiando a mani nude prodotti chimici altamente tossici, venivano inesorabilmente avvelenate. In poco tempo la loro carnagione cambiava colore. Le chiamavano canarine perché la loro pelle diventava gialla e moltissime moriranno di tumore. Anche loro fanno turni massacranti nella solitudine e in minuscoli bunker detti casematte, che per un minimo errore scompaiono nel lampo di violentissime esplosioni. Migliaia sono quasi forzatamente impiegate a Torino, Brescia, Milano, Terni, Napoli, Genova, nelle fabbriche di armi, di proiettili, di automezzi, aeroplani, persino davanti agli altiforni. Molti di loro avevano imparato in fretta a guidare i camion 18BL, a manovrare i macchinari della tessitura e delle officine, far funzionare le presse, le caldaie a vapore o a benzina, oppure guidare i tram. Facevano le postine, usavano il telegrafo, operavano nelle centraline telefoniche ed in tante avrebbero voluto guidare i treni o pilotare gli aeroplani. E una di loro, forse si chiamava Besana, era al timone sull'aereo del battello Patria, nella rotta Como, Lecco e ritorno.
Saluteremo, saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre derubato fino all'ultimo denaro. Saluteremo, saluteremo il signor padrone con la sorrisera netta, niente soldi in la cassetta e i debiti a pagare. Macchinista, macchinista, faccia sporca, metti olio nei stantuffi, te risaia siamo stufi, te risaia siamo stufe. Macchinista, macchinista, faccia sporca, metti l'olio nei stantuffi, te risaia siamo stufe, e la casa vogliamo. Moltissime erano diventate infermiere, furono 8.000 le croce rossine che con enorme coraggio, abnegazione, dolcezza, determinazione si prodigarono negli ospedali da campo, simili ad inferni collocati nelle immediate retrovie di ogni zona del fronte, sui treni e sulle navi ospedale, nelle sale operatorie e in quelle stanze quasi senza luce dove venivano ammassati i moribondi. Una di loro è sepolta, unico nome di donna fra i 100.000 nomi di soldati nel sacrario di Re di Puglia, e sulla pietra è inciso un inno di riconoscenza. Croce rossina Margherita Parodi, 21 anni, caduta in guerra. A noi trabende fosti di carità ancella, morti ti colse. Resta con noi, sorella. Nelle fabbriche, dove il lavoro è frenetico, nei campi, soprattutto nelle risaie, nell'orrore degli ospedali da campo, cominciò l'emancipazione della donna. Cambiarono i tradizionali codici femminili e le donne affrontarono attività fino a quel momento considerate esclusivamente maschili, ottenendo diritti politici importanti, anche se l'ultimo ad arrivare fu quello del voto. Al fronte cresceva il numero dei morti, dei feriti, dei dispersi, dei prigionieri, dei malati. E così, nella primavera del 1917, aumentò vertiginosamente quello delle operaie reclutate negli stabilimenti, perché i generali, sempre alla ricerca di nuova carne da cannone, facevano identificare gli operai che davano segni di insofferenza per il troppo lavoro e le paghe sempre più basse, e li spedivano al fronte, dove aumentava in maniera impressionante quella tempesta d'acciaio che cambiò il mondo. Care mamme che tanto tremate, non disperate per i vostri figlioli, che qui sull'Alpe non siamo da soli, c'è tutta Italia che a fianco ci sta, che qui sull'Alpe non siamo da soli, c'è tutta Italia che a fianco ci sta. Allo scoppio della guerra dichiarata dall'Italia, per le genti trentine sul confine con il Regno fu una tragedia. I soldati, che armi in pugno piombavano nei villaggi dove non vennero accolti con entusiasmo, il più delle volte trattarono gli abitanti come nemici e si comportarono come invasori. Non erano stati indottrinati su come trattare i civili. Pochi ufficiali avevano indicato alla truppa che s'andava a liberare i fratelli trentini. E così i fanti, avanzando dopo aver abbattuto i paletti di confine, si trovarono nel territorio del nemico. Temevano imboscate, arrestarono i gendarmi, appresero che gli uomini erano arruolati nell'esercito austro-ungarico e combattevano contro i russi, alleati degli italiani. E così spaventavano le donne in quanto mogli, madri, sorelle, fidanzate del nemico. Minacciarono i maestri perché, entrando nelle aule scolastiche, videro appeso il ritratto di Francesco Giuseppe, strappato dal muro, buttato per terra, calpestato, distrutto, assieme al crocifisso, solo perché collocato sopra l'immagine dell'imperatore. Nelle sedi dei comuni videro la bandiera austriaca subito sequestrata, esibita come trofeo di guerra e bruciata in piazza. Cantarono l'inno di Garibaldi, che aveva sempre spaventato i trentini, convinti che le camicie rosse fossero briganti e mangiapreti.